Pace e bene a tutti. Ecco, siamo insieme per riflettere ancora una volta sulla liturgia festiva. Siamo giunti alla 17ª domenica del tempo ordinario, l'anno B. In breve le letture. La prima lettura è presa dal secondo libro dei Re e troviamo Eliseo che riceve 20 pani d'orzo e ordina di distribuirli a 100 persone. Il Salmo 144 si dà anche l'interpretazione della liturgia dicendo così: tu apri la tua mano, o Signore, e sazi il desiderio di ogni vivente. Ecco Dio che nella sua generosità nutre tutte le sue creature. Nella seconda lettura, presa dalla lettera agli Efesini, San Paolo ci ricorda che come Dio è stato generoso con noi, anche noi dobbiamo essere generosi con Lui, dando a Lui la corrispondenza d'amore con tante virtù. Nel Vangelo, ecco, incontriamo Gesù, attorniato dai Suoi Apostoli, tanta folla, e Gesù moltiplica i pani. Lo vogliono far re, ma Lui dà un grande segno di quello che sarà il dono supremo, bello, stupendo, ai cristiani della Eucaristia. Ecco qual è il tema di questa domenica 17ª del tempo ordinario. Potremmo raccoglierlo secondo questa espressione: la generosità di Dio. È Dio che dona il pane, è Dio che ci dona l'Eucaristia, il suo Figlio. Vedete, siamo in piena estate, quindi è la stagione dei frutti e raccogliamo tante cose belle dalla terra. Dio che apre la sua mano e sazia ogni vivente. L'uomo però ha una sete, una fame più grande, ha la fame di Dio. È bello vedere intorno a Gesù questi 5.000 uomini che salgono sulla montagna dove Lui si mette a sedere attorniato dagli apostoli, e forse senza dubbio erano di più che 5.000 se dobbiamo contare anche i bambini e le donne, forse 10-15.000 persone che vanno salendo verso Gesù. Ebbene, il significato di tutto questo andare è la ricchezza di Dio che viene distribuita attraverso la provvidenza del Signore su tutta la terra. Dio apre la sua mano e ogni essere sulla terra riceve nutrimento, vita. Ma Dio pensa a qualcosa di più grande per la nostra anima. Vuole che la sua generosità si esprima nel dono della comunione con il suo Figlio. Ecco quindi che questo grande miracolo, la moltiplicazione dei pani, diventa un segno della carità di Dio per l'uomo. È il Figlio di Dio che dona un primo segno, lo dirà: voi cercate colui che vi ha donato il pane, ma non avete ancora capito il segno che vi viene dato è in vista della Eucaristia. Il Papa Benedetto XVI ha indetto l'anno sacerdotale. In questo anno dobbiamo ancora più considerare questo dono e del sacerdote e della Eucaristia. Con l'Eucaristia ci viene anche il dono della carità, per cui noi intorno a questo mistero, a questa grazia, a questa comunione con il Figlio di Dio, abbiamo la pienezza della vita in Lui e nello stesso tempo la pienezza della legge dell'amore che ci viene data tramite Lui. Ecco, viviamo
un anno sacerdotale, non soltanto in vista di un ringraziamento per tanto dono, ma anche per accentuare questa ricezione della grazia in noi, vivendo di Eucaristia, di questo pane, di questo vino, di questo momento eucaristico dentro il quale Dio si comunica. Allora tutta la vita diventa Eucaristia, comunione con Gesù e comunione con gli altri, perché Gesù è carità, Gesù è verità. Ecco, con questo senso bello e profondo del segno ricevuto, ringraziamo il Signore e sia per tutti noi una benedizione come eucaristica per tutta l'umanità e per coloro che ci ascoltano, perché nel segno del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo noi siamo benedetti, santificati, amati. E sia anche su di noi lo sguardo materno, dolcissimo, benedicente di Maria, la Madre di Gesù, la Madre nostra, la Donna Eucaristica. Pace e bene.